Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video recensione. Oggi recensiremo un PC preassemblato di fascia medio-alta, caratterizzato dalle piccole dimensioni e dall'ottimo comparto hardware. Naturalmente parliamo di MSI Aegis, che riesce a gestire tutti i titoli del momento senza nessun problema. Questo è lo scatolo e all'interno dello scatolo, oltre al computer, troviamo un altro scatolo dove all'interno vi è il cavo di alimentazione, VIDI e un manuale con il CD per il driver. Volevo farvi notare i packaging degli scatoli di MSI perché sono veramente fighi. In questo caso troviamo The Division e naturalmente vi sono anche altri videogiochi. Comunque, passiamo alle specifiche tecniche. Questo è il PC. Troviamo un Intel Core i7 di sesta generazione, un 6700, 8 GB di RAM DDR4, una Nvidia GeForce 970 da 4 GB naturalmente DDR5, 128 GB di memoria SSD M2, un terabyte di hard disk 3,5 con la possibilità di aggiungere altri due dischi. Il design è abbastanza aggressivo. Sulla parte anteriore troviamo il lettore CD, il tasto accensione e spegnimento e naturalmente riavvio, i LED di notifica e gli jack audio per cuffie e microfono, due porte USB 3.1 e una porta USB Type-C e naturalmente il logo di MSI con sotto dei LED RGB. Come accennato all'inizio, il PC è abbastanza compatto. Infatti abbiamo di dimensioni 433,16x376,11x169,92 mm. Sulla parte laterale abbiamo una finestra con le prese di ariazione per quanto riguarda la GPU. Sulla parte posteriore invece troviamo 4 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.0, una DisplayPort, una porta HDMI, Gaming Device Port e il jack audio. Sempre sulla parte posteriore troviamo una porta Gigabyte, il Bluetooth 4.1 e il Wi-Fi AC. Sulla parte inferiore del dispositivo troviamo un alimentatore da 350 W 80 Plus Bronze. Come potete vedere, l'alimentatore è studiato e adattato a questo case. Infatti è posto nella parte inferiore per bilanciare bene il peso e rendere stabile il PC. Naturalmente si tratta di un PC personalizzabile, infatti possiamo ad esempio sostituire scheda video, aggiungere RAM oppure hard disk. Tutto a discrezione dell'utente. Noi abbiamo effettuato dei test con AIDA e 3D Mark e naturalmente confermano i test già effettuati da MSI. Passiamo adesso a qualche video in game.
Si tratta di un ottimo PC preassemblato, vista l'ottimizzazione software e hardware e del buon rapporto qualità-prezzo. Per questo video è tutto, ringraziamo Messa Italia per averci fornito l'Aegis. Ricordatevi di iscrivervi al canale, seguirci sui social e sul blog. Un saluto, al prossimo video.